Lucio Regresso, figli della me. Cosa c'è più me di questo? Il collegio. Ecco. Ah, c'è il collegio, aspetta. C'è il collegio. Trasformazione! Oh! Wow! Adesso sì che sono pronto a fare il collegio. Cosa sei, un professore di c***o? Esci dall'hipster a fare il collegio. Madonna, ancora campano gli hipster. Ma tu c'hai i kit, non hai i vestiti. Hai kit di... kit sen cura, ciò. Sì. Il collegio, cominciamo subito, lunghissima. Oggi 4 puntate, perché sennò ci perdiamo i cazzi. Non mi cambio la maglietta da 7 reaction e andiamo. Like, condividi e commenta se anche tu hai la lavatrice che ti si dia a far andare. Vai. Vai. Mi chiamo Luca Polla e vengo da Pratica. Sono la Rossi e vengo da Padova. Giulia Scarano, Manfredonia, provincia Foggia. Ma questa si chiama come tua madre di cognome e tieni i piedi sulla cattedra? Fammi capire. Si vede che è di Rapolla, però è calabrese di cognome, quindi hai già capito Foggia che c'è un problema. Foggia e Calabria, mamma abbiamo mia. Proprio un trittico. E vengo da Pesaro, nelle Marche. Contenta lei. Uscia Teoli e Piombino. Raul e Uscia Teoli. Raul che comunque utilizza un vestito per farsi notare, che non vuole farsi, lui vuole passare sempre inosservato. Ma sai la pubblicità quella dei sofficini? No, il capitano, quello che ti dà solo da mangiare i bastoncini, sei in mezzo al mare e ti dà da mangiare i bastoncini, sì, congelati. Buoni, well. Lavorare di allegria, l'appetito fa metà. Ah, quella del wrestling. Tre volte? Eh no. Dai, ha fatto apposta, cioè adesso questa è la generazione www, ma non lo sanno più, www è anni 90, ormai non lo si dice neanche più, vai solo su Google e digiti quello che devi digitare. Viva. Ha fatto anche così con le mani. Abbiamo a che fare con Wondo? Il Mondo. Penso che abbia... Così, no? Con le gambe mocche così. Penso che abbia a che fare con Mondo. World. Quella è la mia preferita. Sì, è... Cioè, probabilmente anche mia parente. C'è una balena squagliata dietro. Ma sì. No, è un'orca faffina. Ma secondo te è veramente mia parente? Io se indago in famiglia la trovo questa qua. Sì, devi... lasciamo stare. Sì, non da quell'altra parte. Quell'altra parte, vado. Okay. World Wide Web. Brava! Ah, brava. Ah! Ah! Cosa c'è dell'ex Jugoslavia? Non fa più parte dell'Unione Europea. No, l'Europeo. Ma come si chiama ex? Perché non è più nostro. Adesso litiga. No, non è che questa ha confuso il colonialismo con la fine di una repubblica. Vabbè, lasciamo stare. Ma come? Si fa da solo le inquadrature, hai capito? Ah. Quindi ex Hanno neanche capito se doveva dirgli è vero oppure no. Cioè non hanno capito se avesse detto avesse ragione oppure no. Perché il concetto, lei, il suo concetto era giusto nella sua testa. Però gli interlocutori, gli inquirenti in questo caso. Inquirenti. Gli inquirenti non hanno capito cosa. Non è che adesso si chiama Scarano, devono esserci gli inquirenti per forza. Sì. Cos'è un modem? Cos'è un modem, Barlo? Il modem? È che quando tu ti approcci, no? Con una persona, no? L'altro lato della costa. No, però tipo vai al bar e ordini, sì? Un caffè. Sì? Cioè, non è che fa, oh, caffè! Cioè, modem è modem, no? È un computer. È un computer. Questo è il non prendere tanto per il culo, perché tu sei uguale. È una parte del computer. È una parte esterna. Esterna. Giusto. Del wifi. È intelligentissima. È intelligentissima, ma... Io l'amo. Dai, avanti. Parlo. Cioè, prima avevi i piedi in bocca, mo si sventa. La adoro. Le inquadrature. È fantastica. E adesso vai. Praticamente tu ci puoi mettere i CD. Sì. Ci puoi mettere nel modem. Cic, 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 cic. E poi parte della televisione. Tu. Nella e poi televisione, della televisione. Nella televisione, un e altro poi, dispositivo. La casa domotica. Tu apri il computer, ci sta il modem. Metti dentro i cic, 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 cic. Poi parte. Della televisione. Ma il miglior robot. Chi è Bruce Wayne quando indossa i panni di supereroe? Bruce Wayne? No. Bruce? Bruce Wayne, no. Bruce. Non li guardi i film. Capiamo. Ma lei è sempre quella che ha 15 anni, cosa abbiamo detto? Queste 15 anni maggiorate, le prendono apposta. Ho capito. Anzi che non prendono quelle no, che hanno il mestro tipo 8 anni e poi rimangono tarchiate nani, tipo quei bulldog inglesi che sbavano. No? Cosa? Superman. Cosa significa fare zapping? Vai. Aia. Lei è basita. Eh? Davvero? Me lo stai chiedendo? Quando guardi la TV e sei indeciso e o non ti piace niente che c'è in TV, allora ti pi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 p
Cioè, lei si sente molto intelligente per dare queste risposte. Sì, lasciala stare, guarda. E infatti, queste invece... È loro che hanno dei gravi... Perché, ma loro hanno... Perché, secondo me, il ragazzino... o bengalesi, no, credo o che pakistani. Siano bang... Non lo so, non me ne fai un cazzo. Le sa le cose, solo che la sorella è la donna alfa. Sì, lui non ci vuole rompere il c***o, perché questa poi continua a casa, hai capito, in pullman, mentre hai torniamo. Allora lascia di con la mamma, sì, va, va allora bene, dai, dillo te. Zappare la vigna. Zappare la vigna. Zappare la vigna, questo è un meme. Che facete voi? Io sono a casa. Lavoro, zappo, a vigna. Tu salti, tipo zapping. Sì. È uno sport. Sì, è uno sport. Beh, zapping, salti i canali, in realtà la prima parte era giusto. Però lei ha fatto l'etimologia della parola, c'arriva, e quindi è uno sport. Piano piano ci arriva. Sì, ha la cosa sbagliata, non però si applica. Vabbè, ma non è successo niente. Non lo so, forse ha fatto zapping. Ma Simone Bettini, vengo da San Miniato, provincia di Pisa. San Miniato è... Cioè, lui ci ballava sulle mine. Ah no, il Miniato. Il Miniato cos'è? Un rame? È tipo una lega di... Questo lo sai tu. 16 anni. È un toronista lui comunque, sì. Mi chiamo Marco Stefanacci, anche lui. Sì, faccio porto in palestra. Ma sono tutti palestrati, ma tu eri così quando eri giovane? A 16 anni? Ma tutti palestrati così? Ma no, guarda che non fa bene palestrati a 16 anni. No, io a 17 anni ero un modello, ciccio. Avevo gli addominali fino alle ginocchia. Sì, che cadevano. Chi fu Benito... Chi fu Benito Mussolini? È un personaggio storico. Grande statista. Politico, no, non puoi dire grande statista. Perché? Perché non era grande, perché era alto come me. Era poi non era statista perché era un dittatore. Feroce dittatore. Un feroce dittatore. Lo scrittore. Porca p***ana. Almeno ha scritto una pagina importante della storia italiana. Sì, ma non ha scritto, era più scrittore baffetto. Almeno un libro l'ha scritto. Ma... Ho scritto qualche monumenti a Roma. Sì, qualche monumenti. Sì, è vero. Quello della seconda guerra mondiale. Sì, sì, bro. Dittatore, no? Quello lì. Bravo. Un dittatore. Sì. Ah, quello della seconda guerra mondiale, un dittatore. Questi poi sono quelli che scrivono. Non sono quelli che scrivono. Sono quelli che scrivono. Ma non sanno neanche la battaglia del grano cos'è stata. Vai. Prima passare per esigere. Esigetti. EasyJet. EasyJet, va. Ah, cacchio, che io esigi. Esigi. Che tu esigesti. Esatto, esatto. Che noi esigemmo. Tutte le socie. A, P, P, A, L, L, A. Ma a palla. Italia Repubblica fondata sul? Sussidio. Governo. Sul governo. Mare. Sul mare. Sul mare. Eh certo. Sì, bravo. E la terra è girata una sola, il contrario. È il kebab che gira, tu sei fermo. Cosa dovrebbe fare ognuno di noi per rendere il mondo un posto migliore? Lavarsi. Suona, aiutarsi a vicenda. Magari anche chi è più ricco potrebbe dare una mano a chi è più povero. Anzi, darsi sua. Bravo. Però ho 14 anni. Allora, sono mamma di Cissoko e vengo da Salerno, Campania. Bravo. Rebecca Mongelli. Oddio, ma questa assomiglia a un'attrice che ho incontrato in campeggio e che c'è stato anche del tenero, che si chiama, aspetta, Beatrice Mongelli. No, non si chiama Beatrice. Anni. Come si chiamava? Siamo su Facebook. Chi se ne fotte? Vabbè, raga. Mi chiamo Andrea Prezioso, il notario me lo leo e veniamo da Novorodoro. Ma perché non ha che la bocca? Cosa ha detto? Morgan Mandela, prossimo, poi non vediamo. Ma perché erano in due? Non ce la facevano. È perché uno è l'avvocato e parla per l'altro. Cos'è un compact disc? È un disco compatto, raga. Un disco. Bravo. Ascoltiamoci. Ascolta, oltre a sbagliare, l'ha anche spiegato all'altro che non lo sapeva. L'altro parla male, non capisce. Quell'altro è muto. È una cassata per ascoltare la musica. Va bene. Chi è Ambra Angioidale? Abbiamo già saputo. Una scrittrice. 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 Un uomo storico. Un uomo? No. No, dai, ha sbatto domanda. Un uomo che ha vissuto non nella storia. Con la domanda. Come dai. Fai a vivere nella storia? Chiama Ambra Angiolino un uomo. Ma come fai a vivere nella storia? Scusami. Vissuto nella storia. Come si fa a vivere nella storia? Infinita. A Treyu e cosa conoscevano? E poi scopri che Dio sei tu che crei il tuo universo vivendolo. Scrivendolo proprio. Dai, andiamo avanti. La prima donna. Sì. Bene. Sì? Sulla luna. Vai. Forse non ricordo. Sulla luna. Sì, ricordi benissimo. Ricordi benissimo. La prima donna sulla luna, ma giuri. Acquisito status, che cazzo. Ex Jugoslavia, ancora. Aia. No, dai. Bosnia. La Bosnia. No. Però. Questo ho capito. L'unica ex che conosce è ex ragazza. Quindi non è più fidanzata la Jugoslavia. Chi è che ha detto la parolaccia dei due? Cos'è la masterizzazione? Ah, la so. Adesso ti parlo nel master del rap, guarda.
No. Il master. È il master, sì. Il latte, qualcosa di centrato. No, la no. pastorizzazione. Guarda che lei ha dei problemi, gli fanno delle domande diverse, non è possibile. La pastorizzazione, la masterizzazione. Dici che è associata a quella. Ah, e quando tu tieni un CD al caldo per fare per elevare i virus. Da CamiCard promozionata masterizzazione. La promozione? Quando cambi carta e cambi promozione, hai fatto la masterizzazione, perché è il master del trick per risparmiare 2 euro a settimana. Magic Johnson è uno dei più grandi campioni di quale sport? AIDS. Oh! Chi era Corrado? Il più grande presentatore italiano mai vissuto e anche mai morto, sì. Perché nella memoria lui non è mai stato volgare, è sempre stato divertentissimo e, nella e sua e ha vissuto nella storia, ricordiamocelo. Vive ancora nella storia. Vai. Un pittore. Sì. Picasso. Vabbè, la corrida. Sì. Bravo. Un amico. Il suo amico Corrado. È un suo amico, se stesso. L'amico Corrado, ma che cazzo? No, il suo amico. Perché è uno che ha un amico. No, un suo amico. Oddio. È stato a casa sua ieri a mangiare. Il suo amico Corrado, cazzo, che cazzo vuoi? Inopinabile proprio. Raga, ma si può andare con sti decolte a scuola? Quale scuola, scusa? Non lo so. Andrea Di Piero. Vabbè, ma chi è lui? Un avvocato? Lucio Di Piero. Vai, 1000 millimetri. 1000 millimetri. 10. 1. Bravo. Beh, lui è avvocato, ma avvocato che cazzo vuoi? Avvocato di se stesso presso presso scuola della vita. Perché? Ma questo gli è andato il banco con le rotelle o l'hanno tenuto vicino al muro? Lui sta ancora cercando di capire come funziona il banco con le rotelle, come me. E lei che i nomi delle stagioni in inglese? Come? Oh. Estati. Estate. Primaveri. Allora, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e Sunday. Chi sono i sorcini? Io sono un sorcino, grande. Quelli che... Il calcio. Cucinano i maiali. 20 minuti. No, fammi che... Ma poi gli ha messo sotto il grugnito del maiale stranito. Montaggio youtuber quello. I sorcini, quelli che cucinano i maiali? Infatti... Ma perché c'è il norcino, la salsiccia? Oh, cazzo, hai ragione, forse per quello. Che voglia di norcini, vai. Porci. Niente, Renato Zero non lo conoscono. No, beh, fanno anche bene. Dove si trova il Monte di Venere? Egitto. In Egitto, sì. Venere, Egitto. Ho bisogno di aspettare un vulcano. In Sicilia. Ah, sì, è un altro vulcano. Ma guarda, lui anche quando non sa le risposte ti guarda come per dire adesso ti fotto. Sì, sì. Lui è così, sì. Guarda. Cerca di fotterti da dietro. È già tronfio. La pancia. Più o meno a livello del bacino. Vabbè, ma lui ha 56 anni. Ma chi è Joseph Ratzinger? Joseph Ratzinger era il Papa Nero. Un caccia. Dei racconti durante la Seconda Guerra Mondiale, sì? Quando i tedeschi erano la potenza mondiale. Il 265esimo Papa della Chiesa Cattolica. Porca p***a, ma ascoltami, adesso io non voglio sapere un c***o. Lui sta puntando a lavorare alle edizioni di Pauline. Però sa dove è il Monte di Venere, quindi questa cosa mi turba. Questo sta puntando ad entrare nella redazione del collegio e dice, raga... Questo mi turba, perché sa, è ultracattolico, sì. Super conservatore, sì. Ma sa benissimo dove si colloca il Monte di Venere. Se può entrare in... Questo secondo me è uno di quelle che... No, di no, può entrare tranquillamente nel Vaticano. Chi sono i ciclopi? I ciclopi, quelli... Sì. Tra l'altro, ascolta, perché non ti sbottoni un altro bottone e vai in giro con la camicia aperta fino a mock? No, perché sai, la gente deve capire che ti depilli. Se non fai vedere che... Cioè, vediamo che sta... Ma non sei bastaccio dei Colossi. Non avevano 15 anni. Io ho capito perché non gli è andato il banco con le rotelle a questo. Se no andava in giro con il braccio fuori. Sono dei ciclisti, sì. Un po' più evoluti. Sì, i ciclisti evoluti. I ciclisti evoluti, Barlo. Ti fa rifare con l'occhio. Quale regione si trova Udine? Udine, è facile. Facile Udine. Io la so benissimo. Friuli Venezia Giulia. Bastardo, l'hai letto? No. Bastardo. No. Veramente in Italia. Sì. Brava. Brava. Comunque lei ha presa larga. Allora, ha presa larga e ha dato anche un'affermazione di sicurezza. Ragazzi, io direi che perlomeno per oggi abbiamo finito. Ci vediamo i prossimi giorni con le ultime 4 selezioni e poi comincia finalmente il programma. Sei contento, Barlo? Io sono contentissimo di tornare sui banchi. Con le rotelle, però. Sì.